Per tenere aggiornati i nostri spettatori sulle ultime vicende del Giro, diciamo subito che la tappa di ieri è stata vinta da Baronchelli, quella di oggi da Bartin. La tanto attesa offensiva dello squadrone della Bianchi Piaggio è dunque scattata ed ha avuto gli episodi più significativi sulle strade verso Palinuro, protagonista Knudsen, vincitore Mantovani dopo una polemica volata con Prim, e poi su quelle che hanno portato i girini a Campotenese. La tappa di ieri, che adesso vi sintetizziamo, è stata caratterizzata da una fuga di Johansson. Un contrattacco di Baronchelli, Becce e Panizza. Il quartetto ha agguantato il fuggitivo a 5 km e mezzo dall'arrivo e qui GB Baronchelli ha piazzato la sua ruota davanti. Ed un Saronni ricco di iniziativa. Risultati immediati della Bianchi Piaggio, quello di portarsi al comando della speciale classifica squadre e di inserire Baronchelli al nono posto della classifica generale, sempre guidata da Visentini. Ma intanto Giancarlo Ferretti si trova con una equipe con tre capisquadra: Contini a soli 44 secondi dalla maglia rosa, Knudsen a 3 primi e 13 secondi e Baronchelli. Su chi puntare? Nella tappa di oggi, da Villa Piana a Lido Lecce di 203 km, non ci sono state risposte sicure.